Salve ragazzi, sono Castore e bentornati sul mio canale. Oggi siamo di nuovo in un nuovo unboxing del Japan Crab. Holy. Ok ragazzi, questo è il Japan Crab di febbraio, sì, perché siamo a fine febbraio, lo sto registrando, penso che uscirà a marzo perché ho i tempi un po' stretti. E basta, iniziamo ad aprire il Japan Crab. Vediamo cosa ci riserva il Japan Crab questo mese. C'è lo scotch, non c'è il coltello. Voilà. Quante le corrie. Iniziamo dal foglietto illustrativo perché sta scritto: se voi morite mangiando sta roba, noi non abbiamo colpa. La super donna culona. Ok, vediamo un po'. Vabbè, ci sono solo le istruzioni di quello che c'è dentro. Guardate. Fanculo il grischini, si farà tutto schifoso. Iniziamo con il solito dorayaki. Come si chiama? No, quella era un'altra cosa. Ah, vabbè, una caramella gommosa. Vediamo un po', apriamo. Le cose di un cipollotto. È figo. È rosa dentro. E fa schifo, un marshmallow ripieno di schifo, di zucchero alla frutta. C'è un Tampax. Mi piace il Tampax? Apriamolo. Happy Valentine. Ah, è giusto perché questo è febbraio. Ed è giustamente c'è San Valentino a febbraio. Ed è anche tutto rotto sto coso. Guardate, è il solito tubo giapponese. È la patatina con il cioccolato, è buona. Ma buona. Madonna, cosa ho visto! Subito proprio a pezzo grosso. Un coso gigantesco, guarda quanto è figo. Allora, c'è scritto. Non si capisce niente. Angel Pie. Boh. Vabbè. Apriamolo. Tutto scritto in giapponese, ovviamente. Vieni dal Giappone. Guarda, c'è la Easy Peasy. Easy Open, come si dice. Ci sono altri pacchetti dentro. C'è scritto Angel Pie anche qua. Morinaga. Ma questi sembrano buoni. Guardate. Cioccolatoso. Che strano. E che schifo. Cioè, all'interno c'è un marshmallow rosa. Dentro dei biscotti morbidi. Che tutta consistenza che ha. Neanche un brutto sapore. Ma dai, è stata una delusione sto coso. Sembravano buoni. Ma sono proprio immangiabili. Andiamo avanti con questo Assorted Chewing Candies. Vediamo. Allora, abbiamo le caramelle candies, giustamente. Ci sono delle caramelle tutte colorate. Questa per esempio è azzurrina, sembra bianca però è azzurrina. Sembra una gomma. Orribili, praticamente hanno la consistenza delle gomme, però quasi squagliano in bocca. Andiamo avanti, oh mio dio, cosa ho visto, però quella dopo. Cosa mi sembra? Come si chiama questo? Un wafer. Wafer di cioccolato, non c'è scritto, ah wafer c'è scritto. Che figata, e mi è pure rotto, mi è uscito. È brutto anche. Proviamolo. Cioccolato, buono. Ma non strano vedo gusto. È buono. E non poteva mancarci Dragon Ball. Non si vede. Dragon Ball. Ah, ovviamente c'è scritto Saber. Card Gum. Quindi c'è la carta dentro di Dragon Ball. Allora, Goku Super Saiyan Blue. Ok, questo è figo.
dietro c'è tutto scritto in giapponese, quindi non capisco un cazzo. E poi c'è Zamas, seguite Dragon Ball Super perché è figo. E dentro c'è il contentino, per spacciartelo per caramella, c'è la gomma, che c'è anche nell'ultima un Javan 3, di merda, che non sai niente, quindi la buttiamo, affanculo. Però questa era molto figa, l'ho rotta, la dovevo aprire bene, ah, quanto è bellino, sarà, vabbè, affanculo. E c'era questo dentro. Biscottini, altri biscottini. Si chiamano senza ciocco. Sei da ciocco. Che poi c'è scritto già. È uno solo. Ah, questo sembra buono. Guarda quanto figo. Bello disegnato. Io non capisco una cosa. Perché quando una cosa è buona te ne mettono una piccolina così proprio in croce, e quando sono cesse te ne danno uno scatolo intero. Boh. Oh mio Dio, cosa ho trovato? Che cos'è sto coso? Ma è lunghissimo, guarda quanto la mia testa. E c'è una grande testa. Non saprei. Ci sta scritto Onimaru Keba Kanabou Choco. Capito? Io ho capito tutto. Questo, oh merda, si è rotto. Cioè, si è spezzato il pisello. Questo è buono, ovviamente ce n'è solo uno. E non poteva mancarci la gomma, penso, una caramella a tema Dragon Ball. Molto figa, devo dire la verità. Cosa ci sarà? Ah, aspetta, ma sembra un cioccolatino. Guardate quanto è strano. È una gomma a forma di cioccolatino. Figo. La gomma. Non è uscito questo dentro, non so cosa sia scritto, penso sia tipo un coso della fortuna, lì. Ha un gusto frizzantino, è molto buona la gomma, però la consistenza è strana. E non poteva mancarci una cosa strana. Che c'è? Sono delle pillole dentro. C'è. Ci sono. C'è la droga qua dentro. Ah, vediamo un po'. Ah, guarda, questa è la finta schiuma. Che sono queste cose? Sembra l'anfetamina, porca zozza. Ma che schifo. Ah, si è squagliato in bocca. Orribile. Madonna cara. Questa va nel cesso direttamente. Fa schifo. Guarda, quanto tempo si vedeva il Hello Kitty? Ma è tipo una granella. Che cos'è? Qui c'è l'Easy Open, che non sarà mai easy perché non si apre. Siete più scemi di chi ha progettato questa cosa. Ah, ok. Sì, è una specie di granella rosa. Sì, penso di sì. Una granella rosa che adesso proverò. Madonna che schifo. Un granello è bastato per far assaporare lo schifo della granella rosa. Vedo cose strane a livelli epici. Non potete immaginare. A me, dall'estetica, sembrano le patatine a fragola. Madonna cara. Tohato si chiamano. Ok, Tohato Caramel Corn. Ok, vediamo un po'. Secondo me faranno schifo al cesso, madonna. Ho vomito. Tra poco devo andare pure a mangiare, ma che cazzo c'è? Ma dove sono? Guardatele, sono le patatine rosa. Ma dai, ma uno si può mai mangiare le patatine a fragola? Ma che schifo. Non c'è anche la faccina del demente. Sarei mangiabile, sono proprio schifo. Passiamo a qualcosa che sembra più buono. Allora, mo
queste qua sono delle patatine, ok? Delle patatine rustiche dalle nostre parmigiane. E c'è la cioccolata sopra. Però io già so che quando le vado a aprire non c'è la cioccolata sopra. Volete vedere? Ci commettiamo? Se perdo io sono scemo. È sempre così. Sono scemo, c'è la cioccolata sopra. Oh no, dai, queste saranno buone, guardate. Cioè, qui c'è, no, cagato sopra. Ok, qua. Buonissime. Overpower, buonissime. E ovviamente non ci poteva mancare quella, la bibita strana. La faccio vedere prima, boh. Madonna cara. Ah, la ciliegia. No, la mela. Ah, il sidro forse. Non penso proprio, però. Poi c'è Pikachu che gioca con un'ape. Dove l'avete mai vista? Facciamo sto sforzo. Proviamo. Madonna, la mela come si sente? Quasi di sapore, si sente quel poco di birra sotto. Acqua fresca. E come sempre le costruzioni del Japan Crate. La settimana scorsa, nell'ultimo Japan Crate non ci sono riuscito. Era diventata tutta una melma schifosa. L'avete visto, penso, spero. Andate a vedere se non l'avete visto. Non so parlare, perché c'ho la saliva che mi scorre. Ok, ovviamente anche la costruzione al tema Pikachu. Avrei preferito il tema Goku, cioè Super Dragon Ball. Dragon Ball Super, porca puttana. Ok, vediamo un po'. Pokémon. C'è un cartoncino. Ok. Non voglio rompere lo scatolo perché altrimenti non vedo come succede questa cosa. Madonna cara. Ok, all'interno ci sono due formine. La formina di un koala e un non so cosa, perché il nome è giapponese. Penso sia su questo uccello. Può essere. I Pokémon non li conosco. Vedi? Ci sono due bustine, una cosa dura dentro, e delle stecche. Penso che faremo dei tipo lecca lecca. Proviamo. Ok, prima di tutto stacchiamo questo. Olè. Da qua dentro che ci esce? Madonna, tutta zuccherosa, schifosa. Una cosa rosa. Ma che cazzo ci devo fare questa cosa? Ok, secondo me devo tagliarne un pezzo. Guardate, allora, ora taglio un pezzo. Sac. Ok, lo appoggio qua. Lo metto qua, vedete? Dove sta sto coso schifoso? Vedi? Vedete? Nella formina l'ho messo. Poi prendo una stecchetta. Ah, stecchette brutte. Gliela infilo nel sedere così. E voilà. Aiuto. No. Ok. L'ho infilata nel sedere, vedete? Ho fatto il coso ciccione. E poi premo. Mi sa che ho fatto troppo poca roba. E voilà. Porca. Premi Castoro, premi, crea la tua creatura. Nasce Cristoforo Colombo. Ecco qua. Mi ho messo la stecchetta nel culo. E adesso? Vabbè, adesso stacco. Che figa come cosa, cioè i bambini giapponesi si divertiranno un mondo a fare queste cose. C'è anche il sedere disegnato, guardate. E quindi c'è una gomma. Io non capisco il messo. Io devo perdere tempo. Prendere questa, la stecchetta, metterla dentro. Per quale motivo? Che fa pure schifo sta cosa. Ed Amazon, questo è. Ok, nel dubbio avrò pure questa. Ah, è gialla questa.
Cioè, perché devo perdere tempo e metterla qua dentro? Quando posso farlo io? Gialla come? Limone. Ovvio. Era molto semplice questa costruzione, quindi meno male così. Però faceva proprio schifo. Vabbè, alla fine sto facendo tutto schifo, eh. Non è che. Però queste qua sono buonissime. Me ne mangio un'altra. La costruzione faceva veramente schifo. La costruzione. Ok, la roba che esce fa quasi sempre schifo. È mangiabile. A livello di prezzo e quantità di roba non vale la pena comprarlo, però ti diverti un po' ad aprire e vedere che cazzo c'è dentro questa cosa. Ragazzi, vi ricordo, se vi è piaciuto il video, di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, e come sempre ci vediamo al prossimo video. Yeah!